Dopo il restauro della facciata lato mare, del piano nobile, il recupero e l'attivazione del museo Herculanense, il restauro della peschiera e il ripristino del bosco inferiore, torneranno all'antico splendore anche le facciate della corte centrale della Reggia di Portici. Hanno preso il via infatti i lavori di consolidamento degli intonaci, di ripresa degli stucchi, delle lesene e delle bodanature, oltre che di ritinteggiatura delle facciate del quadrilatero che unisce i due corpi principali della dimora borbonica, quello che guarda al Vesuvio e quello che guarda al mare. Il quadrilatero attraversato tramite i suoi due portali monumentali da via Università, l'antica via delle Calabrie. Grazie agli interventi programmati sarà altresì ripristinato l'impianto originario della Reggia con l'apertura del quarto porticato, uno dei due presenti sul lato orientale, che negli anni 50 fu chiuso per ospitare un esercizio commerciale. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 2.300.000 euro, interamente finanziati dalla città metropolitana di Napoli, che portano il totale degli stanziamenti operati negli ultimi anni dall'ente di Piazza Matteotti a favore del sito reale a circa 15 milioni. I dettagli dell'intervento sono stati presentati questa mattina nella sala cinese della Reggia. In ottobre 2015, con un emendamento molto particolare, noi abbiamo finanziato il restauro delle facciate del cortile della Reggia di Portici. Oggi possiamo vedere con grande ammirazione i ponteggi del cantiere e quindi siamo al via per questo grande restauro di uno dei cortili più belli del mondo, perché la Reggia di Portici è una delle regge più belle del mondo. In più, in quel 2015-2016 è proceduto all'abbattimento di una serie di abusi in accordo con la sovrintendenza, ovvero delle tettoie, delle superfetazioni fatte fuori degli alloggi interni alla Reggia di Portici. Tutto questo per far ammirare al mondo questa meravigliosa reggia, che è quella più bella. All'interno c'è un castelletto che veniva utilizzato per i giovani reali per giocare, c'è un bosco incredibile da visitare. C'è stato un intervento straordinario, nel senso che una delle nostre partecipate, l'Armenia, che si occupa di manutenzione, oggi cura la manutenzione del bosco inferiore e quindi oggi è in gran parte fruibile. Ci sono alcune cose su cui intervenire, ma stiamo procedendo con l'approvazione del bilancio di gennaio della città metropolitana e le prossime variazioni che faremo cercheremo di rendere fruibile l'intera reggia. Chiaramente noi ci aspettiamo dalla facoltà di agraria, come d'accordi, di liberare l'appartamento reale in modo che sia fruibile da tutti. È un appartamento bellissimo, storico, dove in particolare c'è l'alloggio della regina, c'è l'appartamento dove è stato ospite un pontefice. Stiamo parlando della nostra grande storia. L'impegno della città metropolitana tuttavia non si ferma qua. Chiaramente questo è solo una parte della valorizzazione che stiamo facendo alla Reggia. Si è proceduto anche a bandire 11 locali commerciali, chiaramente anche con delle finalità turistiche e storiche, su proprio via Reggio di Portici, che serviranno anche a far rivivere il luogo. Degli 11 messi al bando, finora ne sono stati assegnati 8, nei quali saranno svolte attività di ristorazione, degustazione e vendita di prodotti tipici. Di servizi al turismo nasceranno un caffè letterario, botteghe e laboratori di artigianato locale. Gli affidatari dovranno valorizzare le strutture mediante interventi di recupero e restauro e garantire l'apertura anche nelle ore serali in cui non è attiva l'università, onde favorire il flusso e la frequenza continuativa da parte di turisti e cittadini in un programma complessivo di riqualificazione urbana. Per garantire la sicurezza dei luoghi è stato previsto di affidare un apposito locale alla Polizia Municipale di Portici, con cui si procederà anche ad un'intesa relativa alla circolazione stradale. L'introito per la città metropolitana a regime sarà di 100.000 euro annui. È un piccolo momento storico, finalmente restituiamo dignità alla piazza, che era un po' l'ultimo elemento esterno che era rimasto molto trascurato. L'Università di Napoli ci crede molto in questa integrazione tra un bene monumentale e un'attività dipartimentale di altissimo livello. Oggi cominciano i lavori del rifacimento delle facciate interne della Reggia di Portici. La durata dei lavori sarà 13 mesi, completeremo i lavori entro maggio 2018.